Siamo qui a Feltrinelli a Firenze con Fulvio Massini, la presentazione del libro Andiamo a correre, una fatica intensa che è durata diversi mesi, però ne valeva la pena. Ma sì, spero se ne valga la pena, perché spero che la gente poi lo legga, sembra lo stiano leggendo. Sì, avevo voglia di farlo, ormai era diversi anni, avevo voglia di realizzare questo progetto, che vuole essere una forma di libro per tutti, da chi corre le brevi fino a chi corre le maratone, però con consigli anche per le donne, per gli anziani, consigli sugli infortuni, partendo soprattutto dal concetto di tecnica di corsa, uso dell'abbigliamento, eccetera. L'idea è quella di fare un manuale parlato, e questo la Rizzoli me l'ha accettato, e quindi e ora siamo in giro a presentarlo. Allora, intanto diamo qualche informazione, quindi gli amici podisti potranno trovare di tutto di più, ma soprattutto anche per quelli che magari ancora devono iniziare a correre? Sì, l'idea era proprio quella di fare un libro per chi inizia a correre, per chi ha idea di iniziare a correre, e chi chiaramente corre di già, a trovare un qualcosa di più. Per esempio c'è tutto un capitolo sull'allenamento mentale, che in genere non si trova in giro, sono esperienze fatte negli ultimi anni che ho riportato qui. Oltre all'allenamento mentale c'è tutto il discorso anche di malattie metaboliche, insomma sono 16 capitoli di esperienze personali di 30 anni di lavoro, in cui credo che ognuno si possa un po' ritrovare. Ti ricordi la prima persona a cui hai dato dei consigli in allenamento e quanto tempo è passato? Sì, la prima persona si chiama Boni Bruno ed era nel 1976. Da quella data, siamo nel 2012, cosa è cambiato? Ma è cambiato, sai, io ce l'avevo dentro la voglia di fare questo lavoro da sempre, da quando, probabilmente da prima ancora di fare l'ISEF, quando decidi di fare l'ISEF io avevo questa voglia qui. È cambiato che è cresciuto il mondo. All'inizio, quando la gente correva era pochissima, quando si correva, e tu c'era anche te fra questi, ci pigliavano un giro, oggi corrono tutte le parti, e qualche cosina non voglio dire che abbiamo seminato, però sicuramente il livello culturale, cioè la cultura di questo mondo si è evoluta, e vedere tanta gente per la strada che corre mi fa un gran piacere, perché vuol dire che quello che abbiamo detto è stato raccolto. Ai tempi di oggi perché si dovrebbe iniziare a correre? Ma perché sostanzialmente, per non detto in parole povere, che corre per star bene. Corre fa star bene a livello mentale, a livello fisico. Oggi corre tiene lontano tutta una serie di malattie metaboliche, e soprattutto riesce a compensare quelli che sono i problemi delle malattie della sedentarietà. Sta correndo, secondo me, pochi bambini, e si spera che sempre più ragazzi comincino a correre, mentre il discorso è molto diffuso fra gli adulti. L'età si sta già abbassando, e soprattutto è bello vedere che stanno aumentando le donne che corrono. Pensate che 10-15 anni fa le donne che correvano erano molte meno. Giusto per dare un dato, fra il 2009 e il 2010 l'11% delle donne in più hanno cominciato a correre, per cui questo è un grosso dato. Infine, in questi casi ovviamente si scrive un libro, si fa tanta fatica, e sicuramente hai fatto nottate per fare tutte queste cose. I ringraziamenti a chi ti senti di farli. Sì, sono nottate, non basta le nottate, ci vogliono anche delle giornate. I ringraziamenti innanzitutto agli amatori e a tutti i ragazzi che ho seguito in questi anni, perché sono quelli che, dandomi fiducia, mi hanno permesso di fare esperienza e di trovare gli stimoli per approfondire, per studiare, cosa sto continuando ancora a fare sempre con lo stesso entusiasmo di prima. E poi a chi mi ha dato fiducia, a cominciare da Nerio Neri, che è stato il mio primo editore, a Antonio Brazzit, poi Marco Marchei, Enrico Arcelli e tutte quelle persone che sono poi elencate anche nel libro, oltre ai Giancarlo Romiti, a Marcello Marchioni, tantissima gente che in qualche modo mi hanno messo in condizioni di tirar fuori quello che avevo dentro.